di Chiki! Ciao bambini! Oggi disegneremo una bellissima farfalla. Cominciamo con la sua ala, il piccolo corpo, un'altra ala e le antenne. È stato facile! Aggiungiamo anche i bei dettagli, linee sinuose e piccoli cerchi. Wow, sarà bellissimo! È ora di colorare. Cominciamo con un bellissimo oro. Riempiamo il corpo. E anche alcuni dettagli. Ora un po' di rosso. E verde. Un bel blu. E adesso il rosa. Poi passiamo al viola. Ora un po' di verde acqua. E completiamo con il magenta. Così colorata e magica! Una farfalla! Ciao bambini! Disegniamo deliziosi ghiaccioli. Disegna un rettangolo con linee curve. E il bastoncino del gelato. Unisci tutte le curve, proprio così. Ora un ghiacciolo all'anguria. Un triangolo. E poi il bastoncino. Aggiungi anche i semi. Facile, non è vero? Per il prossimo, disegna il delizioso ghiacciolo. E il bastoncino. Aggiungi delle strisce. È fatto! È ora di colorare. Prima verde. Un po' di rosa. Usiamo anche dell'oro. Dipingi anche il bastoncino. Wow! Adesso il prossimo. Verde e rosso per il delizioso ghiacciolo all'anguria. Coloriamo i semi. E anche il bastoncino. Per l'ultimo, usiamo un bel viola. E anche l'azzurro cielo. L'oro. Rosa. Per ultimo, un po' di verde. Non dimenticare il bastoncino. Non è stato divertente disegnare i gustosi ghiaccioli glitterati? Ciao bambini! Per il rossetto disegna tre rettangoli, proprio così. Coloriamo prima con il rosso, poi l'azzurro e un grigio scuro.
un bel rossetto. Ora un grande rettangolo con 3 quadrati all'interno e 5 piccoli cerchi. Stiamo disegnando una palette di ombretti. Coloriamo con il verde. Il primo cerchio con il rosso, poi il viola, magenta, azzurro e rosa. Coloriamo i quadrati con l'oro. Rosa. Blu. Tante belle tonalità per dare colore ai nostri occhi. Bellissimi ombretti! Avremo bisogno di qualcosa con cui applicare il nostro trucco. Disegniamo un pennello, proprio così. Coloralo di rosso. Grigio. E un bell'oro. Un pennello! Ora disegniamo dello smalto per le unghie. Un quadrato e un rettangolo in alto. Colora con il verde. E un po' di magenta. E anche l'oro. Ecco il nostro smalto per le unghie. Avremo anche bisogno del fard. Per prima cosa, disegna un rettangolo con 2 quadrati all'interno. Disegna di nuovo un rettangolo per lo specchio. E ora colora. Azzurro. Azzurro più chiaro. Oro. E magenta, verde acqua e una tonalità di rosa. Ecco il nostro bellissimo fard! Il nostro kit per il trucco è fatto! Spero vi siate divertiti! Ciao bambini! Oggi realizziamo degli strumenti di costruzione. Cominciamo a fare un martello. È stato facile, no? Ora coloriamolo. Usiamo il rosso e il giallo per colorare il martello. Ora facciamo delle pinze. Coloriamole! Usiamo il blu il giallo e il rosso. Facciamo un cacciavite. Coloriamolo. Usiamo il rosa, verde acqua e il giallo per colorare il nostro cacciavite. Mancano solo pochi strumenti.
Disegniamo una sega. Possiamo usare il magenta, e il giallo per colorarla. Ora disegniamo un rullo per dipingere. Coloriamolo con il magenta. Il blu e il verde per il manico. È stato molto divertente! Ora facciamo un pennello. Possiamo usare il giallo il verde acqua e il viola. È stato facile, no? Ne mancano pochi! Facciamo una chiave inglese. E coloriamola di rosso. E adesso l'ultimo. Disegniamo una pala. Coloriamola di verde acqua. E verde. E ultimo il magenta. Siamo pronti con i nostri strumenti di costruzione. Vi siete divertiti? Ciao bambini! Oggi creiamo dei puzzle di diverse forme. Iniziamo con un puzzle in un cerchio. Crea 4 pezzi al suo interno. È facile, no? Coloriamolo! Usiamo colori come il rosso, il giallo, il blu e il verde. Ora facciamo un quadrato. Coloriamolo con il giallo il rosa il viola e il verde acqua. Avete finito? Creiamo un cuore enorme e disegniamo dei puzzle al suo interno. Riempiamo il cuore di colori come il rosso, l'arancione,
l'azzurro, e il verde. E ora l'ultimo. È una stella. Facciamo una stella. E coloriamola con il giallo. Il blu scuro. Il viola. E il verde. Bene, per ora è tutto. Spero vi siate divertiti. Iscriviti per vedere altri video. Arte di Chiki!